ragazzi, adesso non muore. Allora, buonasera a tutti e benvenuti. Questa è... una delle tre tappe che faremo a Falconara per presentare, questo è importante, la bozza del piano di protezione civile. Perché la bozza? Perché questa è la fase ancora preliminare di consultazione della popolazione per poter avere anche qualche riflessione, qualche suggerimento, qualche intervento. La prima presentazione in Consiglio Comunale era solo di carattere illustrativo, questa invece anche di carattere consultivo. E l'idea che è dietro a questo percorso, che peraltro non è realizzato da tutte le diciamo, amministrazioni che approvano il piano, ecco, qual è la ratio che c'è dietro? Che la popolazione deve essere il più possibile coinvolta anche nella procedura, anche nella stesura, perché deve diciamo acquisire una consapevolezza che poi si traduce nella parola resilienza, no? Che vuol dire che la cittadinanza deve fare deve farsi parte attiva e proattiva in tutto quello che riguarda appunto il discorso dell'emergenza, di situazioni a rischio. Quindi è un percorso che favorisce sia la presa di coscienza che nello stesso tempo una parte attiva, un atteggiamento attivo e propositivo da parte della popolazione. A questa fase seguirà poi proprio invece l'approvazione del piano, prima in commissione consigliare, poi proprio in consiglio comunale. Successivamente, quando verrà approvato, ci sarà la pubblicazione di una brochure e l'illustrazione del piano di protezione civile in altre assemblee per spiegare alla popolazione come comportarsi in situazioni a rischio. Quindi questo è il percorso che faremo. L'incontro con la popolazione adesso lo abbiamo fatto in tre aree di Falconara in cui prevedevamo una maggiore affluenza, quindi il centro, Castelferretti e Palombina Vecchia, mentre invece la diffusione del piano di protezione civile sarà capillare, quindi anche nei quartieri con pochi residenti che magari sono più scomodi, diciamo, da raggiungere per tutta la popolazione, ma che invece devono essere interlocutori per quello che riguarda l'illustrazione del piano una volta che viene approvato. Questa in realtà è una fase nuova, ripeto, che non tutte le amministrazioni fanno, è una fase di consultazione aggiuntiva che noi vogliamo offrire alla popolazione e mi fa molto piacere, adesso lo dico perché qualche volta il sindaco è anche contento, orgoglioso dopo tutto il lavoro che svolge, del fatto che il dottor Marcellini ha detto che Falconara è una, no, delle amministrazioni, si potrebbe capire così, più attiva e con un piano che sicuramente è molto più innovativo rispetto a tanti altri comuni. E qui me la dico da sola questa cosa perché mi ha fatto piacere, me l'ha riferita la legge ieri. Bene, buon ascolto e io vi seguirò. Thank you.
No, perché io ho la voce veramente bassa, quindi non potrei. Sì, sono spenti quelli. Allora, buonasera a tutti, mi chiamo Dora De Muti, sono un ingegnere e la mia collega si chiama Chiara Fedeli, ingegnere anche lei. Abbiamo partecipato nel 2016 ad un bando che il comune di Paltonara fece per affidare questo incarico di predisposizione del piano di protezione civile. E abbiamo partecipato come gruppo multidisciplinare, quindi costituito da tecnici, ingegneri, geologi, giovani collaboratori, specializzati in vari settori, dalla pianificazione alle strutture, alla geologia, alla gestione dell'emergenza. Questo perché un piano di protezione civile, per poter essere predisposto, ha necessità di avere tante componenti anche di conoscenza, di competenza. Quindi vedete, il gruppo di lavoro è formato da me e da altri colleghi. Il percorso che abbiamo avviato è un percorso quindi che va dal 2016 e come vedete nella slide in cui fu fatta questa manifestazione di interesse, partecipammo e ci fu affidato questo incarico. Il contratto è stato firmato a gennaio 2017 e diciamo, abbiamo avviato un percorso di condivisione con gli uffici tecnici comunali e anche gli uffici amministrativi, diciamo, tutta l'organizzazione del comune, che poi sarà chiamata a gestire l'emergenza, perché ovviamente un piano è importante averlo, è un punto di riferimento. Il piano di protezione civile, il piano di emergenza va assolutamente redatto e aggiornato almeno con cadenza semestrale o annuale dall'amministrazione, perché deve essere sempre appunto aggiornato per fronteggiare l'emergenza. E vi dirò di più, anche dai feedback che si hanno, cioè dai risultati, come un'esperienza che abbiamo avuto per esempio di gestione di un'emergenza in campo sismico piuttosto che idrogeologico, ci può dare dei riscontri che ci fanno capire dove abbiamo sbagliato, quindi magari il modello di intervento può essere adattato. Questo sistema, diciamo, dinamico di protezione civile è fondamentale, è proprio la base, cioè bisogna entrare in un'ottica in cui il piano non è uno strumento che è fatto oggi, verrà fatto così per tantissimi anni, perché diventa un piano inefficace. Questo piano va aggiornato nel tempo e condiviso con la popolazione. Questa è una proprio delle raccomandazioni, anzi delle prescrizioni, che un recente decreto del 2018, che proprio interessa la pianificazione di protezione civile e che è stato recentemente recepito dalla Regione Marche anche come linea guida, proprio sancisce, cioè, l'importanza del volontariato e del coinvolgimento dei cittadini, cosa che prima non era scontata. E quindi veramente posso dire che questo di Falconare è uno dei pochi esempi di percorso partecipativo. Ovviamente arriviamo a partecipare con voi questa esperienza dopo almeno 2 anni di approfondimenti, perché comunque è un percorso di crescita anche proprio dell'amministrazione e degli uffici, che un domani saranno coloro che poi devono aiutare i cittadini anche nel fronteggiare le problematiche inerenti all'emergenza. E quindi il percorso è stato fatto appunto con incontri, con il gruppo di lavoro interno, formato da tutti gli uffici. E abbiamo strutturato, diciamo, l'organizzazione anche del COC, cioè del Centro Operativo Comunale, che è il cuore, la macchina con cui questo piano viene attuato. Noi prima abbiamo dovuto, diciamo, fare un piano, un disegno, e poi creare la macchina che attiva quel piano, che lo attiva perché ognuno sa qual è il proprio ruolo all'interno del piano. Quindi da tutti questi incontri emerge un piano dinamico di cui oggi ci troviamo a dare attuazione. Una delle componenti importanti è la cultura della prevenzione, perché la cultura, anche diciamo l'accrescimento della cultura della popolazione nei confronti di che cos'è un piano di emergenza, è fondamentale. Cioè il ruolo del cittadino è fondamentale in come poi il piano riuscirà, perché è vero che un po' diciamo, sicuramente come abbiamo programmato il nostro modello di intervento quando succede un evento è importante, ma è importante la risposta della popolazione, perché se la popolazione sa anche lei come deve comportarsi in quell'emergenza, qual è
il suo ruolo, dove deve recarsi, quello che può chiedere a chi, sicuramente potete immaginare che ci troviamo a gestire l'emergenza in una maniera, diciamo, ideale, nel senso che comunque possiamo avere meno problematiche, dopodiché quelli ovviamente contingenti si presentano purtroppo sempre. Quindi i punti nodali sono stati questi, abbiamo prima visto qual è l'inquadramento normativo, quali erano le norme che dettavano sia la Regione che diciamo, lo Stato su questi piani, e poi abbiamo redatto il piano e individuato la struttura del centro operativo comunale. Come è fatta questa struttura? La struttura, dunque, ecco, centro operativo comunale. Innanzitutto il centro operativo comunale, il COC, è una struttura fisica, nel senso deve avere un luogo, ed è stato individuato praticamente a Falconara una palestra Mercantini, quindi un luogo fisico. Perché un luogo fisico da dove l'emergenza deve essere gestita. Poi, oltre che un luogo fisico, è anche un insieme di persone che collaborano. Queste persone sono sia i dipendenti comunali, per ognuno per quanto di competenza, sia anche tutte le associazioni di volontariato, la Regione, il Dipartimento di Protezione Civile, si riuniscono e sostanzialmente gestiscono tutte le problematiche inerenti all'emergenza. Qui vedete il COC di Amatrice. Questa era una porzione del COC di Amatrice, era una tenda sostanzialmente, un tendone dove noi tecnici, perché noi veniamo dalla gestione dell'emergenza, quindi abbiamo partecipato come tecnici che sostanzialmente sono intervenuti per valutare l'agibilità degli edifici. E quindi ci riunivamo per fare le schede AIRES, ne avete sentito parlare, quindi sopralluoghi, schede AIRES. Il nostro compito era quello, quindi la nostra casellina all'interno dell'attuazione del piano era quella. Dopodiché c'erano tante altre caselline e ognuno faceva il suo ruolo, quindi c'erano poi le associazioni di volontariato che montavano le tende, c'era un'altra associazione di volontariato che cucinava. Da tutti questi, diciamo, da queste caselline poi si creava un mosaico che, se il piano d'emergenza è stato progettato in maniera tale che tutte queste caselline comunicano tra di loro, perché sanno bene qual è il ruolo l'una dell'altro, allora ecco, la gestione dell'emergenza riesce a funzionare. Qui eravamo all'interno dell'ufficio del tecnico comunale del comune di Amatrice ed eravamo riuniti a fare un GTS. Il GTS è un gruppo tecnico di sostegno sostanzialmente per i comuni, cioè cosa avviene in emergenza. Ci sono varie, appunto, attività che si devono svolgere. Una è quella di valutare le zone rosse. Voi ne avete sentito parlare all'interno, cioè dalla televisione, no? La zona rossa, ma chi la delimita la zona rossa? E poi non diventa, cioè una volta delimitata non rimane così per 10 anni, di solito, no? Man mano che si fanno gli interventi di messa in sicurezza degli edifici, viene ridotta. Il gruppo tecnico perimetrata. Ovviamente chi è che fa questi sopralluoghi? Li fanno dei tecnici insieme ai vigili del fuoco, insieme alla sovrintendenza, entrano nelle zone rosse e cercano di mettere in atto degli interventi di messa in sicurezza in maniera tale da liberare di volta in volta le strade dove magari ci sono dei pericoli per la popolazione. Ecco, qui eravamo sempre alla Matrice, mi piace questa immagine perché è legata a un ricordo molto, per me molto toccante. Partecipavo per la prima volta a uno di questi gruppi tecnici di sostegno e vedete la signora col cappellino rosso della sovrintendenza, veniva da Roma, poi i vigili del fuoco, insomma la divisa dei vigili del fuoco la riconoscete tutti. Eravamo io e una collega, ingegneri tecnici per la valutazione dell'agibilità, e il tecnico comunale, questo ragazzo che, poverino, da solo ha retto per moltissimi mesi l'emergenza del COC di Amatrice. Perché Amatrice sostanzialmente è un comune molto piccolo, no? E lui si è trovato da solo, io vi dico da solo perché faceva anche turni di 12 ore, cioè lui dormiva pochissimo, e si trovava a passare dai sopralluoghi alla gestione delle ordinanze, alla gestione dei pagamenti per chi gli forniva le tende. Ed era così sobbarcato da tanti pensieri che una delle problematiche che ci aveva posto era questa. Come vedete dietro ci sono già delle macerie e c'è un nastro bianco e rosso che delimitava una zona dove non si poteva entrare.
Lui aveva così tante richieste da alcuni abitanti di questo piccolo, di questa piccola frazione, perché accanto a queste case più datate c'erano delle case nuove sostanzialmente, qualcuno si era fatto la villetta, si era ristrutturato e le loro case erano state ritenute agibili. Queste persone avevano fatto tantissime richieste al comune per poter rientrare nelle proprie abitazioni. Per rientrare nelle proprie abitazioni dovevano passare in questo vicolo che voi vedete, insomma, che è già in condizioni abbastanza precarie. Quello che ci era stato richiesto quel giorno era di verificare se questo vicolo potesse essere utilizzato da questi residenti per raggiungere le proprie case. Ci abbiamo pensato moltissimo, abbiamo fatto una riunione di cui vi ho mostrato la foto prima, fino alle 10 di sera, perché noi eravamo d'accordo nel rendere quella zona off limits e lui era così oberato di lavoro, non ne poteva davvero più, che voleva dare una risposta ai cittadini e farli rientrare nelle proprie case. Ecco, noi abbiamo fatto questo sopralluogo a ottobre, prima delle repliche di ottobre, perché voi ricorderete che Sisma Centro Italia ha avuto delle scosse forti ad agosto e poi ad ottobre le abbiamo sentite anche noi bene qui. Il vigile del fuoco da Roma, qualche giorno dopo, mi ha mandato una fotografia dove tutta questa, diciamo, queste case che voi vedete dietro non ci sono più. Cioè noi quella sera ci siamo trovati a prendere una decisione importante, diciamo, contrariamente a quella che era l'aspettativa del cittadino di poter rientrare nella propria casa, perché il cittadino riteneva la propria casa agibile, l'aveva ristrutturata, ce l'ha speso i soldi, era una casa che era stata ritenuta agibile e non vedeva per quale motivo non potesse ritornare a dormire a casa loro. Ecco, con quella decisione abbiamo salvato molte vite. Quindi questo per farvi capire che anche il ruolo del cittadino nel comprendere tante volte veramente che qualcuno lavora anche per la propria salute è importantissima, quindi conoscere quali sono le modalità con cui si fanno questi sopralluoghi è fondamentale. Questo è un aspetto, ecco, ci tengo a raccontarlo questo aneddoto perché veramente mi ha toccato poi vedere questa immagine, insomma, quindi aver assunto quella volta questa brutta decisione che però ha salvato molte persone. Allora, il centro operativo comunale, vi dicevo, ecco, è individuato qui presso la scuola primaria Mercantini, perché insomma sono state fatte delle valutazioni, perché prima di fare il piano di protezione civile il comune di Falconara ha finanziato sostanzialmente, ha preso dei finanziamenti regionali e statali per fare sia la microzonazione sismica di primo e di secondo livello del proprio territorio. La microzonazione sismica è importante perché noi sentite parlare zona sismica 1, 2, 3, quanto siamo sicuri, in che zona sismica siamo? Le zone sismiche, quelle sono molto ampie, no? Dopodiché la microzonazione sismica specifica ancora di più la sicurezza o meno del territorio. Poi è stata fatta anche un'analisi di condizioni limite per l'emergenza, sempre con finanziamenti che il Comune ha assunto regionali e nazionali, e quindi questo è l'ultimo tassello che ci ha consentito di individuare qui la localizzazione più idonea per un COC, per un centro operativo comunale, perché è logico che la sede comunale, per quanto edificio storico, in quanto localizzato in una posizione abbastanza difficile, non può contenere in emergenza un centro che coordini tutte la gestione delle emergenze. E a parte la localizzazione fisica, poi vi dicevo, il centro operativo comunale è fatto di persone, e queste persone lavorano all'interno del comune oppure sono associazioni di volontariato che collaborano in una grande macchina che sostanzialmente qui vedete raffigurata in una un modello, ecco. Quindi abbiamo in cima a tutto ovviamente l'autorità di protezione civile, che è il sindaco, proprio lo Stato e la legge che gli dà, che gli conferisce questo importante ruolo. Scusate che ho pure toccato qualcosa. Dopodiché abbiamo due unità specifica di coordinamento e segreteria, quindi all'interno di quell'unità c'è il sindaco, il segretario generale, tutti i dirigenti e un supporto amministrativo. Poi c'è un'altra unità, questa sempre in Celestino,
che si occupa di acquisire le autorizzazioni per la spesa, perché anche in emergenza c'è da fare insomma una serie di attività. E poi ci sono le funzioni di supporto al COC, che sono suddivise in questo caso 13 funzioni. Abbiamo la funzione 1 tecnica e di pianificazione, e all'interno c'è per esempio l'ufficio tecnico, che poi no, si preoccupa anche di fare le prime verifiche degli edifici pubblici, la funzione 2 sanità, assistenza sociale e veterinaria, la funzione 3 volontariato, la funzione 4 materiali e mezzi, cioè quella funzione che si occupa di verificare se hai i mezzi anche per fare determinate operazioni di spostamenti, no, anche di allestimento delle aree di emergenza. Quindi questo è il centro operativo comunale dal punto di vista proprio dell'organizzazione. Come lavora il centro operativo comunale? Sostanzialmente si riunisce attraverso delle procedure standardizzate, anche individuate dallo Stato e dalla Regione, agisce con dei meccanismi, con delle procedure. Parte l'allerta poi arriva al comune, il comune fa le verifiche, poi informa i cittadini e così via, a seconda della tipologia di rischio che si presenta. Il piano di protezione civile è partito inizialmente con l'analisi del rischio sismico e quindi è formato da tanti documenti che adesso non vi sto ad elencare. E poi è sceso anche nel dettaglio dei vari rischi, quindi tutti i rischi del territorio sono contenuti all'interno del piano di protezione civile e dicono come si deve agire se si presenta quel particolare rischio. Quindi abbiamo sia il piano di protezione civile per il rischio sismico che il piano di protezione civile generale. I numeri del piano emergenza, che forse è importante anche questo, no? Quindi abbiamo visto che ci sono 13 funzioni di supporto, 2 unità specifiche, 15 aree di attesa. Le aree di attesa sono fondamentali perché sono quelle aree che la popolazione deve raggiungere nel momento in cui c'è un evento e quindi il sindaco magari diramerà attraverso vari sistemi un'allerta e dirà di recarsi nelle aree di attesa. Poi ci sono le aree di emergenza dove invece si staziona per più tempo, cioè se nell'area di attesa ci si va per qualche minuto, 10 minuti, mezz'ora per capire che cosa sta succedendo e per rientrare eventualmente nelle proprie case o al lavoro, le aree di emergenza ovviamente sono quelle aree che allestite poi sono destinate a raccogliere le persone per un po' più di tempo, perché ovviamente significa che la loro abitazione non è sicura, che ha bisogno di farli, di essere sottoposta a delle verifiche. Poi ci sono nelle aree di emergenza, a parte quelle per la popolazione, ci sono le aree di ammassamento e soccorsi, sono quelle aree dove si recheranno i soccorsi, quindi vedete insomma, quando c'è qualche terremoto oppure piuttosto che insomma, problemi anche idrogeologici, vedete che arrivano tanti aiuti anche, quando l'emergenza è soprattutto di livello nazionale, arrivano aiuti da tutta Italia. Dove le metti queste persone sostanzialmente, dove le fai stare? Ci sono delle aree proprio per i soccorritori e sono state individuate. Poi ci sono 22 punti di monitoraggio dei corsi d'acqua individuati dal piano, che ovviamente vanno allestiti con delle aste graduate, con un faro, dove si possono verificare i livelli anche dei corsi d'acqua, perché ovviamente sul rischio idrogeologico è importante tenere sotto controllo questi aspetti. Le aree di attesa qui le vedete elencate, ma poi vi mostrerò anche una planimetria e il comune fornirà, l'amministrazione fornirà anche delle planimetrie che noi abbiamo fatto in PDF, in formato 3, in maniera tale che siano facili anche da consultare, con la cartografia, con le aree che potete raggiungere a seconda di dove abitate, dove vi trovate in quel momento, quindi conoscerle è fondamentale. Poi ci sono le aree strutture d'emergenza, sia all'aperto che al chiuso, come vedete stalle occhiegiani piuttosto che parcheggio, cose più. Stalle Fioretti e parcheggio stazione Castelfioretti invece appunto, come vi dicevo, l'ammassamento e soccorso, ammassamento che insomma si tratta di forze. Sostanzialmente è questa la planimetria delle aree di attesa. Ora qui la grafica sinceramente non ci aiuta, però poi potete, insomma, avete sia la numerazione che l'elenco che la localizzazione delle aree. E la stessa cosa, un'altra planimetria per le aree appunto di ammassamento, piuttosto che le aree proprio di ricovero, e il COC che vedete col pallino blu,
più ci sono nel pallino nero, scusate, più ci sono dei percorsi che sono dei percorsi quelli che consentono di collegare tutte queste aree. E poi insomma ci sono anche altri studi che abbiamo fatto sul territorio. Sono state insieme alle cartografie dedicate ai cittadini proprio per le aree di attesa, le aree di emergenza, sono stati redatti anche degli opuscoli, uno proprio sul terremoto. Sul terremoto io non ci casco, è una campagna che abbiamo diciamo predisposto proprio con una società di comunicazione e è dedicata proprio a varie tipologie appunto di anziani, disabili, studenti, quindi abbiamo vari target. All'interno di queste brochure, che poi verranno stampate anche in più lingue, ci sono tutte le informazioni sul piano, quindi sicuramente voi avete modo di vedere questo piano più sul taglio, di trovarlo sul sito internet, di guardarlo anche come, in maniera più capillare, come diceva il sindaco, e poi ci sarà un opuscolo e anche delle cartografie che vi aiuteranno a capire quali sono i comportamenti da adottare. Questo che vedete ovviamente per gli adulti, quindi ha questa grafica diciamo più seria, e poi ce n'è anche uno per i bambini, se la terra trema noi no, e dà delle indicazioni anche ai bambini, perché sembra poco ma non è così scontato, cioè insegnare ai bambini di mettersi sotto al tavolo piuttosto che sotto la porta, non scendere per le scale, cioè è fondamentale, perché formiamo degli adulti che sono più resilienti e che quando avranno l'età nostra non avranno bisogno che qualcuno gli racconti come devono comportarsi, ce l'hanno già nel DNA. Analoghi opuscoletti sono stati fatti nel caso del rischio appunto di alluvione, che, perché abbiamo preso ovviamente i rischi quelli che si presentano più di frequente. Piove, senti come piove, questa è fatta appunto per gli adulti, ovviamente vedete che ci sono delle indicazioni specifiche per gli anziani disabili, perché verranno attivate, cioè il piano prevede che per gli anziani e per i disabili si attivi una procedura particolare che consenta di aiutarli in caso di emergenza. Sono categorie più deboli e quindi vanno ovviamente su segnalazione di una particolare difficoltà, ecco, un anziano magari che è solo, che non ha nessuno che si preoccupa di lui, oppure non può spostarsi o ha i figli fuori, insomma, ecco, potrà essere supportato dalle associazioni di volontariato in collaborazione con il comune. Stessa cosa per i bambini, stessa cosa, ovviamente le indicazioni in caso di alluvione sono di tipo diverso. Ora, mi piaceva anche farvi vedere, se non vi ho annoiato più di tanto, spero di svegliarvi a questo punto, farvi vedere un piccolo video, perché volevo proprio sottolineare che l'esperienza che abbiamo fatto in emergenza come tecnici volontari per la gestione dell'emergenza ci ha poi portato ad acquisire una particolare sensibilità che oggi ci consente di vedere prima i problemi che potrebbero, diciamo, si potrebbero incontrare nell'attuazione di, appunto, in un caso di emergenza, nella gestione dell'emergenza. La collega Chiara Fedeli ha partecipato attivamente, perché lei era proprio la DICOMAC a Rieti e faceva proprio supporto a questa attività. Quindi vorrei passarle un attimo la parola per spiegarvi quello che ha fatto, perché è un'attività a cui noi teniamo particolarmente e per quanto ci riguarda ha, diciamo, contribuito a far aumentare la nostra resilienza come tecnici e come cittadini. E quindi le passo la parola e poi vi faccio vedere questa piccola pillola di video alla fine. Grazie. Grazie, ringrazio l'ingegner De Mutis per l'opportunità innanzitutto avermi come collaboratore al piano emergenza e poi per darmi la parola. Io sono stata letteralmente, diciamo, arruolata proprio da ITE, che è Ingegneri per la Prevenzione di Emergenze, che è stata sul campo e quindi a stretta collaborazione con la Protezione Civile Nazionale. Eravamo a Rieti come base e poi da lì lo smistamento nei vari COC, quindi tornando alla funzione dei COC, soprattutto nel Rietino. La mia funzione, che è iniziata verso metà ottobre 2016, era all'inizio data entry, quindi l'attività di digitalizzazione delle schede, quindi prese dal campo tramite le schede ALES, quindi allevamento dei tecnici, ingegneri, architetti, geometri, e per poi digitalizzarli, quindi con l'informazione appunto delle schede
Compliance e introduzione in software della protezione civile per poi avere un database sempre disponibile. E quindi noi, il nostro lavoro era di mobilitare tutti i tecnici, gli ingegneri in questo caso, che provenivano da tutte le regioni italiane fino a Rieti, quindi non senza problemi di dislocamento, perché parecchi venivano dalla Sicilia, quindi avevano anche problemi di, per arrivare, per raggiungere Rieti. Però nonostante tutto, nonostante anche hanno dovuto anticipare le spese, perché IPE purtroppo non poteva anticipare per un certo periodo, poi da marzo 2017 ha potuto anche anticipare l'alloggio, quindi ecco, hanno dovuto anche sostenere le spese loro. Quindi ecco, i problemi erano molti, anche il territorio stesso comunque non presentava facilità, perché è un territorio montuoso, quindi anche per raggiungere noi le sedi per fare i sopralluoghi non erano facili. Quindi ecco, la nostra attività era proprio a stretto contatto soprattutto con la protezione civile e questo rapporto appunto di IPE con loro per poter mandare avanti l'emergenza e insomma ecco, per portare questo apporto insomma, alla popolazione. Questo è quello in sintesi, in estrema sintesi che abbiamo fatto, quindi facciamo partire.